abituati ad ascoltare il mare. Quanto tempo siamo stati senza fiatare. Seguire il tuo profilo con un dito mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, ed io non ci credevo, io ti tenevo stretta lì, coi vestiti inzuppati e fermarci stupiti. Io ho bisogno di te, io ho bisogno di te, e nascosta nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Puoi correre felice a perdi fiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. E tu, in un sospiro tu, in ogni mio pensiero tu, ed io non ci credevo, io ti tenevo stretta lì, coi vestiti inzuppati, stare a scherzare e fermarci stupiti. Io vorrei, cioè, io ho bisogno di te, io ho bisogno di te, dammi un po' d'amore. E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro al cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. E per gioco non siamo caduti coi vestiti in mare, ed un bacio e un altro ancora da non potersi dire. Che tu, pallida e dolce, tu già eri tutto quanto tu, ed io non ci credevo, io ti tenevo stretta lì, coi vestiti inzuppati e mi sono stupiti. Io ho bisogno di te, io ho bisogno di te, dammi un po' d'amore. E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro al cuore mio. Adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. Questo amore mio. Amore, amore, amore mio. Na 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 na
Signore e signori, miei cari amici, vicini e lontani, Simona Palaia. Buon pomeriggio, meraviglioso, strepitoso Enzo Principe, interprete meraviglioso di Claudio Baglioni. Ora ho capito perché Claudio Baglioni, innanzitutto ti siamo sta quasi pronti, a pennello, e poi amici, si sta avvicinando un appuntamento importantissimo. Se io ti dico Enzo Principe, 14 febbraio, San Valentino, giornata degli innamorati, tu cosa mi rispondi? È un grande impegno che affronteremo insieme. Certo. Al Teatro Comunale di Soverato, e quindi faremo il grande concerto dedicato a Claudio Baglioni e dedicato soprattutto alla festa degli innamorati. Meraviglioso, con bellissimo. Tutta la band, con tutta l'atmosfera. Saremo tantissimi, tantissimi, è veramente una band strepitosa che praticamente ti segue oramai da tantissimo tempo, caro Enzo Principe, e ricordiamo al Teatro Comunale di Soverato, ore 18, il giorno di San Valentino, ma il numero in sovraimpressione lo vedono i nostri amici a casa, 347-0101-568. Il numero per giocare per con poter noi. Giocare con noi, dai. E indovinare finalmente, speriamo, basta, è un po' di settimane che ci portiamo dietro questo gioco, il titolo della canzone che all'interno ha la parola vita, per poter vincere un gioiello del maestro orafo Michele Affinato e una crema della Restylane della dottoressa La Cava. Abbiamo già la prima telefonata, vediamo un po'. Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Ciao Simona, sono Marica da Grotto di Marina, come va? Ciao Marica, buon pomeriggio a te, vuoi salutare anche il nostro Enzo Principe? Noi tutto bene, un po' influenzati ma tutto bene. Ciao, vero? Marica. Ciao Enzo. Come stai? Bene, te come stai? Tutto bene. Senti, oggi manca Kenya, non vedo Kenya. Kenya ci dovrebbe raggiungere, ma insomma questa è la nostra trasmissione, un po' come la vogliamo dire? Un po' alla garibaldina. Garibaldina, ecco, però io e Enzo ci siamo sempre, hai visto Marica? Infatti diciamo che quando mi riesce, quando sono a casa, mi guardo spesso. Grazie, ecco. Grazie cara Marica. Senti, io intanto ti tengo un attimino al telefono perché vedi alle nostre spalle c'è un quadro che hanno lasciato la scorsa settimana Angela Palaia e la pittrice Angela Loprete. Abbiamo aperto un'asta partendo da 50 euro. Chi vorrà fare un'offerta per questo quadro meraviglioso potrà portarselo a casa e contribuire a fare qualcosa per il reparto di emato-oncologia, scusami, mi stavo impappinando, dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. Ma cara Marica, con te giochiamo subito. Il titolo di questa canzone è cantata da una donna, all'interno ha la parola vita ed è una cosa che piacerebbe a tutti. Non pensare cose strane, Enzo, vedrai che è molto più semplice di quello che pensi. Marica, sì? Vediamo. Ma dobbiamo sentirla prima oppure? No, devi solo indovinarla. Marica, tu che sei una donna abbastanza grintosa. Ecco, guarda. No, devi solo indovinarla, è cantata da una donna. Dai, una donna grintosa, ecco, non posso dire altro, Marica. Prova. La parola. Fiorella Mannoia? Che ha detto? Fiorella Mannoia. Ah, Fiorella Mannoia. Però già ti dico che non la canta Fiorella Mannoia. No. E comunque dovevi dire. Scusami, però vorrei capire. Aspetta, Marica, scusami, perdonami. Ma Fiorella Mannoia perché? Non ti sento. Pronto? Mi senti? Sì, Dio, perché mi hanno detto di abbassare il televisore. Abbassando il televisore ha commentato tutto. No. Quando parlo io devi alzare il televisore. No, non è vero. Marica ti ha chiesto perché Fiorella Mannoia. Ma così, ma è vero, la prima che mi è venuta in mente. No, però tu hai capito che ci deve essere una parola vita. No, che lo dico a te ma lo dico anche agli altri. Ci deve essere una parola vita. Io adesso non ricordo se la Mannoia praticamente avrebbe fatto... Ma non so neanche... Allora, è la prima che mi è venuta in mente. Diciamo che se no... Non sono brava ad indovinare le canzoni. Però... Allora facciamo una cosa, Marica, se tu ti prepari, magari dopo ci puoi richiamare, ci pensi un attimino, ti consulti in famiglia, ci telefoni e ci dici un titolo, va bene? Ti ritrovo, va benissimo. Però grazie per averci chiamato. Ciao Marica. Bacioni.
trasmissione, buona serata. Grazie, grazie mille, ciao, Marica. Ciao. Hai visto che dolce la nostra Marica? Lei ci ha visto, ci ha chiamato lo stesso. Io vi ricordo che per vincere il gioiello del maestro orafo Michele Affidato è una crema bellissima da giorno, da notte, poi vedremo della Restylane che vi rende la pelle pressappoco come la mia, quindi non chiama nessuno, no? Allora. Una pelle meravigliosa. Ecco, voi non potete accorgere, io lo so benissimo, ha una pelle come la pesca. Sì, una pesca, esattamente. Una pesca. Dovete indovinare il titolo di un brano che all'interno abbia la parola vita, cantata da una donna, è un qualcosa che piacerebbe a tutti questo titolo, però siccome abbiamo parlato di Michele Affidato, tu devi sapere, caro Enzo Principe, che io in questi giorni, in questa settimana, ho un po' girato e sono andata da Michele Affidato a Crotone, sono andata io nel suo tempio da Michele Affidato e sono andata a vedere i premi che ha realizzato per la 66esima edizione del Festival di Sanremo per consegnarli poi ai vari artisti della kermesse. Guardiamoci questo video. Amici di La Vita è Bella, finalmente l'ho sentita nominare ogni sabato pomeriggio e oggi l'abbiamo qui in carne ed ossa, siamo venuti noi nel tempio di Michele Affidato a Crotone. Buon pomeriggio Michele Affidato. Grazie a te Simone, un caro saluto a tutti i telespettatori. Michele Affidato, da un successo all'altro, si è appena conclusa la manifestazione che ha visto il Presidente della Repubblica Mattarella qui in Calabria con i tuoi meravigliosi premi, il Pitagora donato dalla Regione Calabria. Beh sì, un grande evento, mi ha fatto veramente piacere poter realizzare queste opere sia per la Regione Calabria ma anche per l'amministrazione comunale di Catanzaro, dove ho realizzato due opere, il Pitagora d'argento che è stato consegnato proprio al Presidente Mario Oliverio, ma anche un'opera dove con dei simboli che rappresentano un po' la nostra cultura magno-greca, l'ho realizzata per l'amministrazione comunale di Catanzaro, consegnata dal sindaco Sergio Abramo. Per me è stato veramente un grande onore e un grande piacere realizzare delle opere che raccontassero un po' la nostra cultura, la nostra storia, ma allo stesso tempo realizzare delle opere che hanno firmato un evento storico quale quella dell'inaugurazione della cittadella. E attraverso Michele Affidato noi tutti calabresi ovviamente ci inorgogliamo perché i tuoi premi vengono donati a personaggi importantissimi e quest'oggi siamo qui per svelare, per conoscere, per vedere i premi che hai realizzato per il 66esimo Festival della Canzone Italiana, oramai alle porte. Beh sì, sono diversi anni ormai che partecipo a questo bellissimo evento, al Festival della Canzone Italiana, sono 8 anni e in tutti questi anni, negli annali del festival, sono stati tanti premi che ho realizzato, premi consegnati sia sul palcoscenico dell'Ariston ma anche premi consegnati a tanti eventi collaterali. Quest'anno in particolare saremo presenti già all'inaugurazione di Casa Sanremo, dove insieme a Veronica Maia e il padron Vincenzo Russolillo si darà inizio all'inaugurazione di questo grande salotto del festival e di questo sono onorato di poterci partecipare. E anche durante la settimana nel salotto del festival saranno tanti eventi dove saranno anche tanti premi che ho realizzato per vari artisti che saranno presenti al festival. Premio particolare sarà proprio il premio numero 1 Città di Sanremo, per me realizzato da 3 anni, che consiste nella palma d'argento con un numero 1 Città di Sanremo, perché viene consegnata a coloro che negli anni, negli annali del festival hanno costruito il Festival della Canzone Italiana. In particolare abbiamo consegnato questo premio 3 anni fa a Pippo Baudo, lo scorso anno ad Albano Carrisi, quest'anno invece sarà assegnato al grande discografico Tony Renis, che arriverà da Los Angeles per ritirare questo prestigioso premio che consegnerà anche il Comune di Sanremo. Premio importantissimo anche per la Réunion dei Pooh. Infatti ci sarà il premio AFI, che premierà la Réunion dei Pooh. Quest'anno il festival targato Carlo Conti ha voluto questa, come ospiti d'eccezione, proprio il gruppo dei Pooh, che si sono riuniti per festeggiare i loro 50 anni di carriera, riuniti insieme a Riccardo Foglie. Ne abbiamo realizzato i Pooh, il premio per i Pooh, non solo per il gruppo in se stesso, ma anche un premio alla memoria di Negrini, che è stato colui che ha fondato il gruppo dei Pooh. Che per me veramente è un onore poter firmare questi eventi che rimarranno
nella storia del festival. Mi fa piacere che con la mia arte possa contribuire a tutto questo. Io ho una certa emozione, amici della Vito Bella, stare vicino a questi premi meravigliosi, vi assicuro, visti da vicino sono fantastici. Poi abbiamo la colonna, ancora non l'abbiamo svelato, non hai ancora svelato a chi verrà consegnata. Ma sono tanti i premi che noi saremo presenti durante la settimana del festival, non dimentichiamo anche il premio che sarà consegnato al vincitore del festival, un premio che è realizzato per Radio Italia, perché ogni anno il vincitore, subito dopo la sua proclamazione sul palcoscenico dell'Ariston, viene premiato negli studi di Radio Italia, quindi ho realizzato anche quest'opera con il logo Radio Italia e il testo inciso. A parte questo premio, sempre nel premio AFI premieremo Irene Fornaciari, premieremo Enrico Ruggeri, ma saranno anche degli artisti, anche ecco, delle giovani, delle nuove proposte che riceveranno altre opere. Sì, come dicevi, un premio in particolare che porterò quest'anno è la colonna che rappresenta un po' il tempio dell'antica Magna Grecia, rappresenta anche quella che è la nostra cultura, la cultura del nostro territorio. Lo scorso anno le feci donando quest'opera a Carlo Conti, è stata un'opera molto gradita dal presentatore del festival. Quest'anno in particolare invece verrà consegnato a un grande artista, che il nome lo riveleremo subito durante la settimana del festival. Ecco, una colonna che porto dove dietro c'è un'incisione che dice: la Calabria premia l'arte di colui che poi lo riceverà. Questo per essere presente anch'io con qualcosa. Sono consapevole che Sanremo è un festival mediaticamente molto importante, un evento che è a livello internazionale, quindi io quando posso lo feci già con Gianni Moranti tanti anni fa, quando lui menzionava i premi realizzati da Michele Affidato, diceva: Michele Affidato ora fa calabrese. Non può che farmi piacere, ecco, rappresentare quella che è l'arte di Michele Affidato, ma rappresentare anche una Calabria operosa. E io sono certa di rappresentare l'idea di tutti i nostri telespettatori, il pensiero di calabresi tutti. Ti ringraziamo veramente, noi calabresi, per portare così in alto il nome della nostra regione spesso bistrattata. Grazie Michele Affidato, io vi assicuro che lo porterò in studio della Vita è Bella da noi. Saremo per raccontarvi Sanremo, ok? Grazie, per noi la Vita è Bella continua, grazie. E la Vita è Bella continua veramente, perché siamo in un momento bellissimo, dolcissimo. Pausa caffè. Pausa caffè. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, che ricette che ci c'era nelle compagnie di Cella Mara di mamma. Non è vero che lo sanno fare solo a Napoli, perché con Caffè Guglielmo, che tu farai vedere adesso la capsula, caro Enzo, con Caffè Guglielmo, tu che sei napoletano, hai trovato qui in Calabria casa praticamente. Io non ti nascondo che devo dirti la verità. Io intanto ti faccio il caffè. Grazie. Sì. Io non ti nascondo che io mi porto a Napoli, no? Per sfidare l'altra marca che è anche di Napoli, che c'è una marca. Praticamente io mi porto a casa il Guglielmo, non ci credi? Provare per credere. Vieni a casa mia a Napoli e ti faccio il caffè. Quindi tu bevi anche a Napoli solo e unicamente caffè Guglielmo. Io ringrazio veramente la Guglielmo per aver scelto la nostra trasmissione, per averci preferito nella nostra trasmissione. Grazie mille veramente. Di cuore da parte mia, anche di mia. Di tutti. E tra l'altro Caffè Guglielmo sarà presente anche al tuo evento del 14 di febbraio, domenica 14 febbraio alle ore 18 presso il Teatro Comunale di Soverato, ingresso assolutamente gratuito, quindi arrivate numerosi. Ci sarà anche la postazione del Caffè Guglielmo, ci sarà una bellissima hostess che farà il caffè per i circa 400 spettatori previsti, potrebbero essere anche di più. Io dico una cosa: comunque vada, sarà un successo. Perché e con noi, Guglielmo, ancora di più. Perché noi comunque ci berremo il caffè che anche tu preferisci amaro. Tutti amaro. Sì, noi napoletani in particolar modo. Poi non lo so, tu preferisci amaro? No, io zuccherato, quindi questo amaro. Oh, ti ringrazio. Ovviamente lo do a te e noi ci spostiamo velocemente in cucina. Ah, che bello caffè. E siamo tornati, gentilissimi amici della Vita è Bella, ad un'altra strepitosa puntata di Il Piatto è Giusto, in compagnia delle mitiche Valentina al quadrato, ma oggi siete all'ennesima potenza, perché ricordiamo che ci sono due gemelline. Siamo in quattro. Siete in quattro voi. Ciao Valentina Chiodo, ciao Valentina Amato del Piatto è Giusto, siamo all'interno della nostra scuola di cucina che ospita il nostro momento bellissimo che sta piacendo tanto a casa, di queste ricette belle
sfiziose, siamo in compagnia di un'amica, di un'azienda, Ussia, Vincenza Ussia. Buongiorno, benvenuta. A tutti, grazie. Grazie cara Vincenza, che stiamo conoscendo praticamente i tuoi salumi di settimana in settimana. Quest'oggi non solo dedicheremo un piatto alla tua azienda perché utilizzeremo l'anduia, sì, però tu oggi ci hai portato anche i würstel. I würstel sono dei prodotti non ovviamente tipici calabresi, che però noi produciamo, in quanto i capostipiti dell'azienda sono stati in Germania tanti anni e hanno imparato a fare i würstel. Noi facciamo seguendo la tradizione, però questa volta tedesca, non ovviamente calabrese, ecco. E sempre senza l'impiego di conservanti, additivi o altro, e rigorosamente con carne di suino. Era proprio la domanda che volevo farti rispetto ai würstel tradizionali che troviamo in commercio, insomma quelli un pochino più commerciali. Questi innanzitutto non hanno conservanti, infatti non hanno una lunga conservazione come possono avere gli altri, perché durano all'incirca un paio di mesi, e poi all'interno non ci sono coloranti, additivi o altro, quindi soltanto carne di maiale, un po' di grasso, poi degli aromi naturali, quindi sale, e passati tutti quanti finemente, sono dei macchinari apposta, e poi riempiti e cotti al vapore. Quindi poi ci sono anche quelli bianchi, che quindi non vengono affumicati, mentre questi qua hanno una leggera affumicatura. In più abbiamo aggiunto la variante del würstel piccante, perché ovviamente qualcosa di calabrese la dovevamo aggiungere. Certo, abbiamo aggiunto il peperoncino. Ovviamente, quindi dicevo, un prodotto anche sicuro per i bambini, sì, che amano. Sì, li amano molto, anche perché hanno una consistenza più morbida, meno diciamo gommosa rispetto a quelli che si trovano in commercio. Quindi poi sono apprezzati e amati sia dagli intolleranti, come tutti quanti i nostri prodotti, sia soprattutto dai bambini, anche perché magari spesso nelle grigliate non gradiscono la salsiccia. È vero, hai ragione. Brava, è molto pratica. Vincenza pensa proprio alla vita di tutti i giorni, e Valentina, che è quella che fa le torte a casa per i bambini, sicuramente farà anche i würstel. Ma cara Valentina Amato, vuoi dirci oggi che cosa facciamo, così andiamo a leggere subito la ricetta? Allora, mentre Valentina preparerà una pizza con l'anduia in onore di Ussia, che è il nostro ospite oggi, io invece vi farò dei bicchierini con dello yogurt greco, e useremo ovviamente gli agrumi della Opimonte. Ecco, Opimonte, un'altra azienda, un'altra eccellenza calabrese che ci affianca in questo percorso, e come vi dicevo, insomma, conosceremo il presidente della Opimonte la prossima settimana, lo conosceremo, quindi grazie a questa azienda meravigliosa. Leggiamo la ricetta, che è la Valentina, allora, poi subito all'opera perché il tempo stringe, prego. Allora, abbiamo bicchierini di yogurt greco con abbiamo dello yogurt greco, dello sciroppo d'acero, frutta secca, frutta fresca e dei biscottini. Oh, vai subito all'opera. Allora, e intanto ricordiamo che per fare la pizza, come avevamo promesso tempo fa, utilizzeremo le pentole della MC Martica con il coperchio magico che va a far vedere la nostra Valentina, ecco qua, e cucineremo proprio la pizza all'interno. Vai Valentina, così cerchiamo di farla vedere completata la pizza usando la tua anduia, cara Ussia. Vai Vale. Allora, io inizio con... Guarda, questa ricetta è velocissima, sono degli ottimi dessert. Posso andare tranquillamente a mettere una base di biscotto, la metto appena appena sbriciolato, così con le mani. Possiamo fare degli strati, noi ovviamente usiamo anche in questo caso i nostri bellissimi bicchieri della MC Martica. Chiamate i nostri amici della MC Martica, che vi daranno tutte le informazioni, perché la batteria di cucina ha un costo veramente bassissimo e le pentole sono stupende, e anche questi bicchieri da cocktail che ci sono stati dati appunto da questa azienda meravigliosa crotonese, quindi un'azienda calabrese. Prego Vale. Allora, ho bagnato con un pochino di sciroppo d'acero, vado adesso a riempire la sacca a poche con lo yogurt greco, che vado ad addolcire volendo con un pochino di sciroppo d'acero, oppure come sto facendo io adesso
glielo metto direttamente poi sopra a glassare, giusto per la decorazione. Senti, Vincenzo, sì, hai provato qualche ricettina con i tuoi prodotti che sta facendo vedere? Sì, sì, ovviamente per Natale, anche perché è un momento, diciamo, in cui sfoggiare qualche ricetta nuova. Mi dicevi abbiamo che ho provato quella di Valentina, anche se come rifà Valentina. Ecco, oggi la nduja era la stessa, il formaggio lo stesso, forse le zucchine cambiavano, però no, perché a te è venuta così bene la ricettina? Perché insomma, Vincenza deve venire a frequentare il nostro nome. No, io veramente stavo dicendo perché così Valentina viene a casa la prossima volta. Ah, ecco. Viene a prepararla direttamente. Però non sarebbe male vedere Valentina Amato al salutare. Veramente posso svelare un segreto, perché prossimamente ci sarà una collaborazione fra noi, quindi, ma che bello, raccontateci tutto. Le Valentine si occuperanno delle ricette da fare con i salumi del salumificio Ossia, che andranno poi sia sul loro sito che sul sito del salumificio Ossia. Comunico in diretta che abbiamo già cominciato, una è stata già fatta, abbiamo cominciato con il guanciale che è veramente eccezionale. Quindi abbiamo già cominciato la nostra produzione. Io sono solo felice quando nascono queste bellissime collaborazioni. Perché come cioè le sorprese vanno svelate. E certo, con la gravidanza di Valentina, che guardate la pizza, intanto non c'è trucco e non c'è inganno, si sta cuocendo, la parola data dai signori della MC Martica è quella, si sta cuocendo. Sì, sì. Avete visto che meraviglia? Sì, queste sono delle pentole col coperchio magico, solo con queste pentole voi potete fare la pizza in pochissimi minuti sul fornello di casa. Quindi amici, chiamate con fiducia il numero che vedete in sovraimpressione. Tu stai impreziosendo il tutto. Eh sì, con frutta fresca ovviamente, le sempre arance, eccellenza. Arance meravigliose. Eccellenza veramente. Calabrese, avremmo potuto farlo anche con il kiwi, volendo. Anche con il kiwi, ma guardate che arance ci ha mandato la Opimonte. Questa ce l'ha portata proprio il presidente, il dottor. E io ci ringraziamo. Simona, sto ovviamente lasciando anche la buccia appositamente perché so di poterlo fare. Perché siamo tranquilli. Quando invece comprate la frutta e non sapete la provenienza, purtroppo la buccia potrebbe essere non edibile, quindi state attenti quando comprate prodotti così. Assolutamente sì, io intanto devo lanciare il gioco, vinci con la vita è bella una cucina da sogno, Molby Beauty Point, in via Lucrezia della Valle a Catanzaro, mette in palio questa bellissima cucina, vinci con la vita è bella una cucina da sogno, andate su Facebook, cercate proprio questa nomenclatura, mandate una foto che per voi rappresenta la vita è bella, la foto che riceverà più mi piace si porterà a casa questa cucina solo ad un euro. E come dimenticare Officina del Pesce di Vincenzo La Monica. Ciao Vincenzo, noi presto faremo delle ricette anche dedicate a te, così come salutiamo Calabretta, Luigi Calabretta della Serfunghi che ci accompagna. Hai visto Vincenzo, tante eccellenze, sei in buona compagnia della nostra cucina. Sì, infatti a parte ringraziarti per essere in buona compagnia, volevo ringraziarti anche per le altre le scorse puntate per la pubblicità fatta adesso fino ad ora, perché comunque abbiamo avuto un ottimo riscontro, perché tante persone sono andate sul sito dove c'erano i contatti, hanno chiamato e abbiamo consegnato direttamente a casa, oppure abbiamo indicato il punto vendita più vicino a loro dove andare ad acquistare i nostri prodotti. E allora quindi, diciamolo il sito, grazie a te, grazie sia per aver conosciuto. Guarda la pizza, che meraviglia, avete visto che abbiamo sfornato. Adesso ci mettiamo l'anduja, puoi dire il tuo sito della Ossia? Sì, lo ricordo, www.nduja.com ovviamente. Facilissimo. E allora noi stiamo completando, guardate la meraviglia fatta da Valentina Amato, vogliamo ricordare che cos'era, così i nostri amici a casa vedono la schermata. Allora, yogurt greco addolcito con sciroppo d'acero e guarnito con frutta secca e frutta fresca, e diciamo fatto a strati in modo da nel nostro assaggio proveremo tutte le varie consistenze e i vari sapori. E invece in onore di Ossia abbiamo preparato sulla pentola della MC Martica una pizza che stiamo facendo come Valentina Amato. Allora abbiamo messo del formaggio spalmabile,
dei fiocchettini di nduja. Ussia? Eh sì. Solo ussia. Quindi ragazze, io direi che anche per oggi il piatto è giusto. Valentina Chiodo continua pure a lavorare, perché adesso ce la mangiamo ovviamente questa pizza. Grazie Vincenzo Ussia, grazie Valentina al quadrato all'ennesima potenza, e se la vita è bella per noi continua, grazie. E c'è venuta fame, vero Enzo? Mamma mia, guarda, ce la faccio più. C'è venuta una fame tremenda, ma noi dobbiamo mandare la pubblicità. Lo vuoi dire tu, pubblicità? Amiche, di amiche a casa. Ah, ecco. Amiche di una certa età. No! Amici. 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 Pubblicità. Pubblicità. Oh. La vita è fatta da tante piccole gioie. La vita è fatta da tante piccole gioie. Michele Affidato, orafo. Guglielmo. Troppo buono per aspettare. Da più di 20 anni, la Serfunghi di Luigi Calabretta seleziona con attenzione i migliori funghi, risorse naturali della nostra terra. Li lavora con metodi tradizionali per conservare l'autentico, inimitabile sapore dei nostri prodotti. Serfunghi di Luigi Calabretta è garanzia di genuinità e affidabilità. La Serfunghi effettua vendite all'ingrosso in Italia e all'estero e vendita al dettaglio nel punto vendita di Corso Umberto I, località Calvario, a Serra San Bruno. Da noi troverai tutto l'anno funghi secchi, sott'olio e surgelati, oltre alle numerose specialità locali pronte da gustare. Tutti i prodotti sono privi di conservanti e accuratamente controllati. Serfunghi di Luigi Calabretta. L'eccellenza dei sapori direttamente alla fonte. Telefono 0963 77 23 53. Mare, 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 ma che voglia di arrivare da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire. Officina del Pesce, il pesce più fresco passa prima da noi. La Opi Monte, situata a Polistena nel cuore della piana di Gioia Tauro, tratta prevalentemente kiwi ed agrumi, destinati al mercato del fresco e alla grande distribuzione sia sul mercato nazionale che sui mercati internazionali. Il kiwi di Calabria è il frutto per eccellenza della Opi Monte ed ha subito incontrato un notevole successo grazie al clima e al terreno ottimali. Arance, clementine, mandarini e il kiwi di Calabria. Opi Monte, l'eccellenza arriva dalla nostra terra. Ah,
Amici della Vita è Bella, siamo ritornati in compagnia della dottoressa Teresa Racava, una presenza costante e piacevolissima qui alla Vita è Bella, ben ritrovata. Quest'oggi parleremo di un argomento attualissimo, ci hanno scritto tantissimo da casa, tantissime telespettatrici che ci seguono, perché oggi parleremo di macchie cutanee. Ecco, dottoressa, che cosa sono le macchie cutanee e dove compaiono più di frequente? La richiesta delle macchie cutanee non aveva dubbi, non mi meraviglio, perché in effetti è il trattamento più richiesto. Perché? Perché purtroppo oggigiorno con le molteplici esposizioni al sole, con i trattamenti ormonali che si fanno, con gli antibiotici e alcuni farmaci che spesso prendiamo in estate e poi ci esponiamo al sole, possiamo avere facilmente delle macchie. Poi oltre a queste abbiamo le macchie senili, le macchie da lentigo e abbiamo le macchie da trauma. Quindi macchie quante ne vogliamo. Ovviamente sono dal punto di vista estetico una cosa non molto gradevole. Quindi il trattamento delle macchie è richiesto appunto per questo. Io credo che sia uno dei trattamenti anche più difficili e abbiamo tanti modi per trattarli. Ecco, abbiamo parlato di varie cause. Quali sono le più incisive di cause che creano poi queste macchie? Guarda, io vedo tanto melasma e cloasma. In pratica, queste nella maggior parte dei casi nascono da esposizione al sole in seguito a gravidanze oppure in seguito a trattamenti, come ho detto prima, con farmaci oppure con trattamenti ormonali. Sono molto evidenti perché spesso si appaiono come una farfalla sulla fronte oppure... Ecco, stiamo vedendo l'immagine proprio in onda, sì, prego. E quindi questi trattamenti, questi tipi di macchie vengono trattate, almeno io li tratto spesso con un peeling che mi dà ottimi risultati, il Dermoamelan. Il Dermoamelan, che è un mist di acidi, è un peeling spagnolo prodotto dalla Mesoesthetic e che viene messo sul viso della paziente e dipende ovviamente dal tipo di pelle, dal tipo di macchia, si tiene sulla pelle per 8 ore. Dopodiché c'è un mantenimento a casa con una crema e i risultati sono soddisfacenti. Ecco, lei utilizza questo trattamento, ci sono altri trattamenti per caso? Questo è il più efficace? Sì, ma i trattamenti dipendono molto dal tipo di macchia, perché non è vero che ogni macchia può essere trattata allo stesso modo. Ovviamente la macchia, alcune macchie, se tu le aggredisci con il laser possono, o con un peeling, possono peggiorare. Se li tratti in determinati periodi diventano una macchia trattata è fotosensibile, diventa più fotosensibile. Cosa significa? Che se tu ti esponi al sole poi senza protezione avrai un peggioramento della macchia stessa. Quindi bisogna innanzitutto far capire al paziente come comportarsi dopo un trattamento con un peeling o con un laser su una macchia. Ovviamente noi dobbiamo saper comportarci in base al tipo di macchia, cioè il trattamento che noi faremo dipende dal tipo di macchia, dalla pelle della paziente, da tante altre piccole cose che ovviamente poi uno impara con l'esperienza. Ecco, per entrare nello specifico, come opera il Dermoamelan? Il Dermoamelan fa spellare, cioè dopo un po' di tempo la pelle appare rossa dopo il trattamento e poi la pelle come se quando uno sostiene al mare e poi perde, si spella, l'effetto è quello, uno spellamento, si toglie lo strato superficiale della pelle e quindi resta la pelle sotto, che è una pelle rosea, ecco, con una riduzione delle macchie. Ci sono dei rischi per i trattamenti laser? Allora, i trattamenti, alcune macchie noi trattiamo con il laser, abbiamo detto, e sono quelle macchie rotonde, circoscritte, le macchie senili o il lentigo. Ovviamente sì, perché se tu utilizzi un laser non adatto e tratti una macchia, la macchia peggiora. Ovviamente deve utilizzare il laser giusto per quella macchia. E se tu vai a trattare un melasma con un laser molto aggressivo, puoi avere un peggioramento.
Io il melasma preferisco, nella maggior parte dei casi, trattarlo con un dermoamelan. Ecco, e i risultati con il dermoamelan sono permanenti o vanno ripetuti no, nel tempo? No, né con il laser né con il dermoamelan, che sono le due cose che io utilizzo per trattare le macchie. Ripeto ancora, melasma, cloasma, dermoamelan, macchie senili o macchie circoscritti lentigo con il laser. Ovviamente è permanente, no. Non è un risultato, è un risultato permanente, non è un risultato definitivo. Definitivo no, perché se il paziente poi si espone al sole, ritorna di nuovo a fare una vita sulla barca senza protezione, la macchia ritorna. Perché ovviamente i melanociti sottostanti rispondono allo stimolo, qual è il sole, producendo melanina. Quindi una volta avuto il risultato, uno deve cercare di mantenere il risultato. Come? Esponendosi al sole con protezione assolutissimamente, ecco. E poi cercare di esporsi non nelle ore tremende e magari senza protezione, e fare uno deve essere attento, è normale, altrimenti ritorneranno. Quindi diciamo sì, sia il trattamento, sia dopo il trattamento, ma anche prevenire, insomma, in un certo senso è il sole. Il sole principalmente. Il sole è quello che invecchia la pelle, e le macchie sono un'espressione anche dell'invecchiamento della pelle. Argomento veramente quest'oggi interessantissimo con la dottoressa La Chiava. Continuate a scriverci all'indirizzo mail, la stanno operando di mail sulla sua mail, questo ci fa piacere. Tutte le domande che stanno arrivando noi cercheremo di confluirle la prossima settimana, poi in questa puntata che dedicheremo proprio a vari argomenti, proprio alle vostre domande da casa. Grazie dottoressa La Chiava per questa piacevolissima intervista, e la vita è bella, anche oggi continua. E la vita è bella continua con un ospite che andiamo subito a svelare. Sì, la vedete. Buon pomeriggio, Sharon Lomanno. Buon pomeriggio. Benvenuta qui alla Vita è Bella, e bella come te, vero Enzo? Molto bella, davvero. Ah, molto bella la nostra Sharon Lomanno. Andiamo subito a presentarla ai nostri amici a casa. Lei è una fotografa. Io ho letto anche un po' la tua biografia. Hai una famiglia abbastanza particolare, vero? È vero. Anche discendenze nobili, giusto? È vero, è una storia abbastanza particolare, mi aiuterebbe bene mia madre a spiegarla, perché diciamo che sono le origini di mio nonno che hanno fatto sì che si aprisse un varco nella soglia dell'arte. E lui era figlio di una nobildonna che rinunciò a tutto per amore di un regista, il primo regista della storia, 1910. Italiano, che meraviglia, diciamo. Che storia, possiamo svelarlo il nome del regista? Vabbè, Giuseppe Guerzoni, sì. Oh, ecco. Però lui fu censurato per fare un film su San Francesco e Santa Chiara, e quindi fu censurato per molto tempo, non si seppe nulla e non lo scoprimmo anche dopo. Senti, tua nonna, insomma, nobildonna, rinuncia a tutto per questo. Hai visto il nome dell'arte, la nonna rinuncia a tutto perché si innamora di questo regista. E insomma, arriviamo alla tua generazione. I tuoi genitori non vedevano tanto di buon occhio il fatto che tu potessi intraprendere la via dell'arte. Esatto, perché comunque a livello, vabbè, a Catanzaro la fotografia, il cinema, insomma, non si vedeva uno sbocco molto, molto sicuro, no? E quindi in realtà stavo studiando matematica, era tutto impostato sull'economia.
e la matematica e la fisica erano le mie, diciamo, passioni fino a 18 anni. Quando un giorno ho avuto un sogno, ho detto no, devo andare a Roma a studiare cinema. E lì succede qualcosa di importante, sì. Perché inizi a studiare ma anche a lavorare, esatto. A fare lavori anche importanti, vero? Esatto, dopo qualche tempo ho iniziato con un direttore di fotografia e con un fotografo che mi aiutò appunto a iniziare questa pratica in attività. Ecco, infatti vediamo scorrere, stavo giusto chiamando alla nostra regia le immagini di ciò che poi ha iniziato, vediamo delle campagne anche importanti. Sì, questo è stato a Barcellona. Ecco, ho vissuto 9 anni a Barcellona e quindi mi sono dedicata sia al video che alla fotografia per Heineken. Quindi dopo Roma a Barcellona ti trasferisci, esatto, in Spagna. Mi sono trasferita dopo il master in marketing a Barcellona, dove trovo lavoro presso Heineken Spagna, e da lì inizio con il video, con la foto, a coniugare un po' anche le mie passioni per il teatro e il cinema, quindi collaboro con delle grandi attrici, la ballerina di De Coufflé, di Pina Bausch, con cui ho collaborato e ho fatto questo video che ha vinto a Madrid come uno dei migliori video art, diciamo. Bellissimo, sì. Stiamo vedendo delle immagini stupende, poi stiamo vedendo ancora... Esattamente, lei Maricel Checa, questa ballerina che ha lavorato con De Coufflé e con cui ancora sono in collaborazione, e poi la parte di fashion movie che è stato tutto il mio percorso individuale, cioè da freelance. Da lì però inizio appunto questa passione per il documentario, inizio a, diciamo, a vedere che c'è qualcosa di più. A parte quindi un bel passaggio dalla pubblicità, sì, diciamo, a guardate, intanto continuano a scorrere ovviamente le sì, immagini di per... questi lavori importanti. Questo è? Questo è per un room, era una pubblicità, diciamo, che nei locali doveva essere proiettata, una delle prime pubblicità video che ho fatto. E poi la tua mia carriera, passione, diciamo così, prende una strada diversa. Perché, esatto, noi abbiamo poco tempo, tu lo sai, perché questa storia meriterebbe, però io dovevo introdurti necessariamente, sì, sì, però questa storia di cui andremo a parlare necessiterebbe di tantissimo tempo. Vuoi riassumerci come sei arrivata in contatto con questi giovani senegalesi? Allora, il fatto che io non mi spiegavo come mai questi giovani senegalesi così talentuosi avessero tante difficoltà nell'inserirsi, nell'integrarsi nella realtà spagnola. E dove vivevano questi ragazzi? Vivevano in una casa occupata, che era una fabbrica di 10.000 metri quadrati, il più grande, diciamo, la più grande struttura informale d'Europa, che ha ospitato più di 300 persone vivendo e dormendo, e 800 lavoratori. Che succede? Che tutto opera di un solo senegalese che un giorno ha deciso di pulire tutto e dice: questa sarà la nostra casa per 3 anni. Poi il comune di Barcellona ha deciso di distruggere tutto per costruire un parcheggio. E che fine hanno fatto questi senegalesi? Molti di loro sono in strada, molti di loro in hotel, molti di loro hanno ottenuto qualche favore dal comune e altri appunto hanno iniziato, grazie anche all'aiuto di molti artisti e di molti antropologi che si sono avvicinati al caso, a iniziare i propri progetti. In tutte queste storie io cercavo una storia di speranza e trovai la storia di Mamadou per caso in un'email. Cioè, mi arriva questa email dove mi spiegano: sono Mamadou, clandestino, sono venuto nel 2006 e a me però l'Europa mi ha sorriso, diciamo, anche se perché gli ha sorriso? Perché lui è riuscito nella sua esperienza a sintetizzarla in un libro, giusto? Esatto, ha sintetizzato tutto in 3052, il libro che racconta appunto la sua storia, libro dedicato a tutti i suoi amici morti nei pirog.
affondati nel 2006. Perché lui è stato il primo, vero, ad arrivare? È stato uno dei primi piloti in Europa. In Spagna ha sbarcato alle Canarie, partito da San Luis, in Senegal. Quindi lui e i suoi amici in Senegal hanno detto: venite, perché è possibile arrivare da questa parte. Soltanto che gli amici proprio di questo ragazzo, purtroppo, hanno preso, sì, è vero, hanno intrapreso il viaggio della speranza. E che cosa è accaduto? Sono tutti morti, e a radice di questa storia lui si promette di dare un futuro ai propri compaesani dalla terra stessa. Quindi i soldi ricavati dal libro lui li mette da parte per l'associazione Hahatai, in modo tale da poter aprire uno sbocco di speranza nella sua terra stessa, quindi in questo paesino di Gandiol, dove sono stata con lui. Sei rimasto sconvolto, sì, da questa storia. Stiamo portando di settimana in settimana delle, sì, storie molto forti. E soprattutto vedere una giovane calabrese, una giovane catanzarese, per quanto ci abbia vissuto pochissimo, no, dietro, in Calabria. Dietro ad ogni personaggio, dietro ognuno di noi c'è sempre una bella storia, che pur avendo anche delle vicissitudini e dei salti mortali, alla fine esce sempre una storia ce l'è sempre, fiorita. Sì, è vero, ce ne sono tantissime. Noi purtroppo non abbiamo più tempo, però, perché tu tornerai ovviamente qui da noi, perché sì, le cose da dire sono tante. Dal Senegal questo ragazzo ci ha mandato un video proprio per La vita è bella, guardiamolo. Hola, muy buenas todo Italia. Es un gran placer saber que queréis compartir mi historia y me gustaría verlo, poder haberlo hecho en persona, pero esta vez va a ser imposible. Vais a estar acompañada con una amiga que me conoce muy bien, Sharon Lomano, y espero pronto poder hacerle con mi propia voz. Es una historia común, no es una historia particular, que sufre miles de jóvenes africanos, jóvenes del mundo, que injustamente no pueden viajar, viven situaciones difíciles en sus países y no pueden viajar, no pueden salir, buscar un futuro mejor. Y muchas veces lo intentan haciendo en caminos súper difíciles, donde muchos pueden perder la vida. Ecco, Sharon, lo traduci velocemente e poi ti salutiamo e ovviamente ti ospiteremo nuovamente qui alla Vita è Bella, prego. Praticamente sta spiegando, dice che gli dispiace, che vorrebbe essere qui di persona, ma al momento è impossibile, e che voleva, attraverso il suo lavoro, vuole fare rendere conto della difficoltà che hanno i clandestini in venire qua, e a volte perdono la speranza di vivere, e per cui è un incoraggiamento a continuare il lavoro nella sua terra stessa. Grazie Sharon Lomano. Grazie a voi. E per noi La vita è bella continua, ma adesso andiamo in pubblicità, grazie. Opimonte, situata a Polistena, nel cuore della piana di Gioia Tauro, tratta prevalentemente kiwi ed agrumi, destinati al mercato del fresco e alla grande distribuzione sia sul mercato nazionale che sui mercati internazionali. Il kiwi di Calabria è il frutto per eccellenza della Opimonte ed ha subito incontrato un notevole successo grazie al clima e al terreno ottimali. Arance, clementine, mandarini e il kiwi di Calabria. Opimonte, l'eccellenza arriva dalla nostra terra. Mare, 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 ma che voglia di arrivare da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì, e che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, 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 ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da seguire. Officina del Pesce, il pesce più fresco passa prima da noi. Just please, won't you come up?
Ufficio Ussia produce salumi artigianali seguendo le antiche tradizioni, offrendo un prodotto sano e genuino, senza l'impiego di nitriti, conservanti, coloranti, glutine o lattosio. Si è affermato sui mercati esteri senza perdere la propria personalità, puntando tutto sulla piena soddisfazione del cliente. L'offerta del salumificio Ussia va dagli insaccati ai prodotti cotti, dalla linea vasi alle confezioni regalo. Fai i tuoi ordini telefonicamente al numero 0967 86 120 o via web attraverso il sito www.onduia.com. Siamo tornati alla Vita è Bella in compagnia di Centro Bellezza della carissima Maria Rosa Minarchi. Benvenuta, benvenuta. Buon pomeriggio. Cara Maria Rosa, benvenuta a Centro Bellezza a Catanzaro, quartiere Lido. Abbiamo già avuto modo di conoscere nelle puntate precedenti Maria Rosa Minarchi, che quest'oggi ci parlerà di un argomento estremamente affascinante che noi donne, insomma, ci riguarda moltissimo. Molto da vicino. Laser per depilazione permanente, che cosa significa? Per depilazione laser si intende questo raggio di luce che permette selettivamente di colpire i bulbi piliferi, quindi di gradatamente di distruggerli. Ecco, gradatamente intende, quindi varie sedute? Sì, in più sedute naturalmente, non con una seduta, ma a differenza, c'è anche una differenza sostanziale tra uomo e donna, mentre la donna è meno soggetta ad avere estrogeni maschili e quindi il pelo si distrugge molto più facilmente rispetto a un uomo che invece, avendo gli estrogeni, c'è la possibilità che il bulbo pilifero possa tornare in vita e quindi è più difficile l'eliminazione definitiva. Ecco, di quante sedute necessita? Per la donna, cioè, non ci sono delle sedute standard 10, 5 piuttosto che 3, ma dipende da soggetto a soggetto e anche e soprattutto nella donna se ha avuto o ha delle disfunzioni ormonali. Ecco. In questo caso bisogna prima curare la disfunzione ormonale rivolgendosi al personale qualificato e poi da noi può ridurre gradatamente, progressivamente e di molto questo inestetismo che purtroppo è molto frequente nelle donne. Si possono depilare qualsiasi zona del corpo. Ecco, come risulta la pelle dopo la depilazione, dopo il laser? Il laser non danneggia assolutamente i tessuti circostanti, ma agisce selettivamente solo sul pelo, cioè il laser, la luce del laser è capace di colpire il bersaglio, un bersaglio scuro, in questo caso il pelo, quindi attraversa la pelle e non la danneggia assolutamente, ma colpisce solamente il pelo, non va oltre la distanza del bulbo pilifero, cioè non penetra oltre il bulbo pilifero, quindi non c'è nessuna controindicazione. Non fa male, perché qualcuno potrebbe pensare questo raggio laser chissà, certo, dove poi va a parare. No, muore lì dove muore il bulbo pilifero. E dopo quanto tempo può essere ripetuto? Le sedute vanno distanziate nella donna circa ogni mese, nell'uomo ogni mese e mezzo più o meno, ogni 40 giorni, dipende. Come zone da trattare si possono trattare qualsiasi zona del corpo, l'ascella, l'inguine, piuttosto che il viso, le gambe, insomma, e quant'altro. Ecco, qual è la differenza tra la luce pulsata di cui si sente tanto parlare, sì, e il laser? Hanno due fasci di luce differente, per cui il raggio laser è più selettivo, colpisce molto meglio il pelo rispetto alla luce pulsata. L'altra differenza sostanziale sono le sedute. Con la luce pulsata le sedute sono
ce n'è qualcuna in più. Con il laser sono ridotte notevolmente. Ecco, si avvicina la festa degli innamorati, si avvicina la bella stagione, ovviamente noi donne insomma vogliamo apparire al meglio, anche quelle non fidanzate, insomma, non sa mai, potreste fidanzarvi il giorno di San Valentino. Certo, non si sa mai, non perdete la speranza, poi se andate da Maria Rosa Minarchi a Centro Bellezza, una remisa in forma esatto, per a quartiere Lido, vedrete insomma che vi rimette un po' a posto. Però ovviamente sì, ora abbiamo parlato del corpo, però parleremo poi anche successivamente delle mani in altre puntate. Però, del corpo, e del corpo, certo, i trattamenti. Primaverile, però in questo momento il viso ancora la fa da padrone. Ecco, perché quando uno incontra una persona, insomma, ciò che ti colpisce è il viso. Che cosa possiamo fare di specifico per il viso, di efficace? Sì, di bello, di efficace, c'è questo periodo che va per la maggiore l'ossigenoterapia. Che cos'è l'ossigenoterapia? L'ossigenoterapia è tramite un manipolo che ho portato qui da far vedere, e questo qui, naturalmente c'è tutto il macchinario dietro che non ho portato, ma per ovviamente questioni logistiche, viene spruzzato, si mettono in ogni caso in questa piccola ampollina, possiamo mettere delle fialette in base al tipo di pelle che dobbiamo trattare, e insieme all'ossigeno iperbarico viene spruzzato anche sul viso il prodotto che noi mettiamo in questa piccola ampolla, che può essere o l'acido ialuronico o piuttosto una fiala per le rughe, piuttosto che una fiala per le macchie. Quindi l'ossigenoterapia rivitalizza i tessuti, è un ottimo anti-invecchiamento, e poi si sa che la nostra pelle ha bisogno di ossigeno per vivere, oltre a quello che inaliamo costantemente per respirare, la nostra pelle ha bisogno di ossigeno. È stato studiato che una carenza di ossigeno nelle nostre cellule le fa invecchiare e morire precocemente. Con questo trattamento invece andiamo a rivitalizzare la pelle in profondità e a dare ossigeno puro, oltre alle fiale che poi noi metteremo, che in questo caso veicolano benissimo in profondità grazie all'ossigeno, a questo spruzzo di ossigeno che viene fatto sulla pelle. Ecco, tu decidi le fiale da utilizzare a seconda base, del tipo di pelle, certo, quindi prima c'è uno studio dietro. Quando viene la cliente, nulla si fa a caso, quando viene la cliente si fa una piccola analisi più o meno della pelle per vedere che problematiche ha, se ha per esempio dei solchi, comincia ad avere un'età matura, allora certamente proporremo delle sedute di ossigeno affiancata delle fiale di acido ialuronico piuttosto che qualche altro componente, sempre antirughe, le bacche di Goji, insomma ci sono un sacco di cosmetici adatti a questo. Quindi si spruzza questo ossigeno, è molto gradevole, molto piacevole, e alcune clienti si rilassano, anzi tutte si rilassano in maniera, un'oretta di pausa poi ci vuole, che bello, ci rilassiamo. Sì, assolutamente. E quindi insomma, e come funziona? Viene poggiato? Sì, viene poggiato sul viso, questa fiala si spruzza a una distanza ravvicinata. Quindi assolutamente indolore? No, è piacevolissimo. Indolore, è da dire quello, questo è l'unico trattamento che si può fare in qualsiasi condizione, molto spesso in gravidanza, allattamento. Non si possono fare alcuni determinati trattamenti, questo è un trattamento invece che si può fare quando si vuole. Ripetibile ogni quanto? Periodo dell'anno. I trattamenti sono da fare uno a settimana per le prime 5-6 settimane. Dopodiché si può passare un trattamento ogni 10 giorni, sempre poi naturalmente consigliamo alle clienti l'utilizzo per proseguire, diciamo, per mantenere sempre la pelle in buono stato, di alcune creme domiciliari che possono essere dal contorno occhi, qua ho portato qualche esempio, alla crema da giorno e alla crema da notte, adatta al tipo di pelle. Bravissima la nostra Maria Rosa Minarchi, che ci ha spiegato veramente approfonditamente tutto quanto in un linguaggio semplice e comprensibile a tutti da casa. Poi verremo anche noi a trovarti. Come no? Nel tuo centro, sì, per vedere i trattamenti, sì, corpo, sì, insomma, trattamenti per corpo, che ora cominceremo anche la stagione del trattamento, certo, con moltissime novità, molti macchinari, quindi verremo noi a casa tua a trovarti. Ringraziamo tantissimo la cara Maria Rosa Minarchi, vedete i numeri in sovraimpressione per poterla contattare, e sì, per noi la vita è bella continua. Grazie, grazie, buona serata.
La vita è bella, più che continuare finisce, perché siamo abbondantemente fuori tempo. Io saluto Starace Collection a Catanzaro, quartiere Lido, per questi meravigliosi abiti, e ovviamente Punto Rosa di Rosa e Carmen Assoverato per il mio look fantastico. Mentre invece, Enzo, stasera le tue amiche dove potranno trovarti? Al Costa Araba stasera sarò lì a suonare, mi raccomando venite anche con una semplice mascherina, perché faremo 4 salti, no in padella ma di ballo, <Vabbè. ride> tipo di cia-cia-cia. E noi quindi verremo tutti. Sì, dovete venire tutti. Poi venerdì prossimo sarò un'altra volta alla pizzeria Bacco e Tabacco a Catanzaro Lido, di nuovamente sabato qui, poi la sera sarò un'altra volta basta, va bene, sei pieno di impegni. E poi domenica 14 febbraio Teatro Comunale di Soverato, ma ve lo ricorderemo sabato prossimo. Ciao a tutti, grazie. Ciao a you.